Makemake è un pianeta nano ghiacciato ed è stato osservato per la prima volta nel marzo del 2005 da un gruppo di astronomi dell'osservatorio di Monte Palomar. È chiamato Makemake in onore della divinità della creazione nella mitologia dei Rapa Nui, la popolazione indigena dell'isola di Pasqua. Makemake è il secondo pianeta nano più brillante dopo Plutone ed è nella fascia di Kuiper. La luna scoperta da Hubble è stata chiamata MK2 ed è una luna nera. Ha infatti una luminosità migliaia di volte inferiore a quella del pianeta da cui dista circa 21.000 km, impiegando quasi 12 giorni a compiere un giro completo. L'orbita della luna nera, che non si sa ancora con certezza che forma abbia, può, se studiata in maniera più approfondita, farci capire anche la sua origine, se dovuta alla collisione di un oggetto con il pianeta nano o se si tratta di un asteroide o una cometa catturata dalla fascia di Kuiper. Per quel che riguarda la sua grandezza, invece, si calcola che abbia un diametro di 161 km contro i 1400 di Makemake. La sua debole luminosità, che lo ha reso invisibile fino ad oggi, permette di capire meglio sia la struttura interna del sistema solare, sia di Makemake, ma anche quella dei pianeti nani in generale. Questa scoperta aumenta ulteriormente le somiglianze tra Plutone e Makemake. Entrambi gli oggetti mostrano infatti una superficie coperta di metano ghiacciato e sono in corso studi per determinarne la densità. La nuova luna potrebbe anche risolvere un mistero di Makemake, che aveva mostrato delle importanti variazioni di temperatura e luminosità in superficie. A zone brillanti e fredde venivano alternate zone molto più calde. Oggi, alla luce dei nuovi dati, sembra chiaro che le zone calde derivino da MK2 e non da Makemake. Il fatto che la luna risulti più scura può dipendere da una massa che non è in grado di mantenere una crosta ghiacciata, il che renderebbe il corpo simile alle comete che sublimano. Aggiungiamo una nuova notizia nei corpi più lontani dalla Terra, in questo caso Makemake. Vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.